Salve a tutti, benvenuti al terzo incontro di Pagina Piegata Arte, condotta dal sottoscritto Claudio Brunello, artista e promotore culturale. La volta scorsa vi avevo accennato una metafora della soglia. Cos'è? Immaginiamo di essere sulla soglia di una porta aperta. Di là abbiamo una stanza buia e di qua da dove siamo venuti. Noi ci collochiamo nella soglia. È uno spazio che esiste nel momento in cui solo noi stiamo immobili ad osservare il buio o riosservare la luce che avevamo dietro, la stanza illuminata. Possiamo assumere tre atteggiamenti. Il primo, che vi ho già detto, è stare fermi, si osserva il buio, si attende di percepire qualcosa, però nel momento in cui ci giriamo dalla parte da dove siamo venuti, siamo tentati quasi di tornare indietro. Però stiamo fermi lì, attratti dalla parte sconosciuta. Secondo atteggiamento, che è il più, diciamo, comune forse di tutti, è di tornare indietro. C'è lo spazio buio inquieta sempre un certo timore, non si sa cosa c'è di là. Pertanto si torna su ciò che si è già conosciuto. Chi invece si inoltra nello spazio buio, nella stanza che non si vede nulla, è un rischio. Può inciampare, farsi male, un bernioccolo, oppure scoprire cose nuove. L'atteggiamento verso l'arte contemporanea è proprio questo. Allora, noi andiamo a vedere una mostra, una galleria, qualcosa, un museo d'arte contemporanea. Entriamo a questo atteggiamento che dobbiamo assumere come sulla soglia. Noi siamo lì, aspettiamo che questo tipo di arte, poco condiviso e compreso, ci crei un'emozione. Noi dobbiamo però essere come un foglio bianco, senza pregiudizi, senza nessun tipo di atteggiamento negativo. Aspettiamo, può non dirci nulla, come essere coinvolti e siamo quindi, rischiamo, entriamo nello spazio buio. Se invece rifiutiamo in toto l'arte contemporanea definendola una presa in giro, torniamo verso la stanza illuminata, ovvero l'arte classica, quella condivisa, quella con i suoi parametri ben codificati. Questa è un po' la metafora della soglia. I tre atteggiamenti. Resto nella soglia e osservo, cerco di capire, me ne torno indietro dove sono venuto, che è quella più rassicurante, oppure rischio, un po' come hanno fatto i navigatori esplorando il nostro pianeta, che andavano, partivano verso spazi sconosciuti senza sapere se arrivavano e dove arrivavano. Grazie a loro conosciamo l'intera Terra. Bene. Come già detto, questa è l'arte contemporanea, è uno spazio buio privo di riferimenti, ma è veicolo di nuove sensibilità e conoscenze che sono arrivati nel secondo dopoguerra. Infatti vi ho detto che definire l'arte contemporanea, a mio avviso, è dal secondo dopoguerra in avanti, però ci sono stati degli artisti che hanno dato, diciamo, un po' supporto, inizio, hanno varcato la soglia e hanno creato la curiosità di proseguire verso modi di espressione nei primi 900 sconosciuti. Allora, l'arte contemporanea quindi, a mio avviso, è conoscenza, proposta, provocazione, stimolo e soprattutto crescita culturale. Che ci sta anche dentro l'ironia, dentro la perdita di tempo, la presa in giro, e va bene. Si sa che a volte il comico fa solleticare le rotelle più quasi del filosofo. Può essere. Alcuni artisti, e sono tanti, per cui è impossibile citarli tutti, all'inizio dei primi decenni del Novecento hanno oltrepassato la soglia, come vi ho detto, quindi ve ne menzionerò alcuni che io reputo i più importanti per proprio aiutare a svilupparsi e in qualche modo suggerire strade nuove del secondo dopoguerra. Georges Braque, artista francese, teorico del cubismo analitico, fu il primo a scomporre la figura umana, non più piatta nella tela, ma cercando di creare la terza dimensione, la profondità.
cioè cercare che il soggetto fosse visto contemporaneamente tutto intorno. Quindi veniva fuori una sorta, veniva scomposta una sorta di cubetti, una roba leggera. E insieme a lui, chiaramente l'artista più sconosciuto della storia dell'arte, Pablo Picasso. Nel 1910, invece, Vassili Kandinsky, artista russo, tedesco, francese, realizza la prima opera astratta, un acquerello. Sembrerebbe quasi come si può dire, una pulizia di colori, visto così. Però lui ne fu talmente affascinato che non nell'immediato, diciamo che lì è stato l'inizio, poi ha sviluppato e negli anni successivi è arrivato a una forma di possiamo dire, già di informale, anche se lui non era consapevole di questo. Infatti dopo ha proseguito ed è finito nell'astrattismo geometrico. 1912, Marcel Duchamp, artista francese, con il dipinto nudo che scende le scale, molto bello, ha dato, come si può dire, una direzione, una strada per quello che sarà il futuro dell'arte contemporanea, cioè il movimento. 1912, l'italiano Giacomo Balla, teorico del movimento futurista, è un inconsapevole genitore, a mio avviso, di quel che sarà negli anni 60 e 70 l'arte programmata o optical art, da me molto amata quando ero studente alla scuola d'arte a Torino. Nel 1916, altro artista futurista, Luigi Russolo, lui invece ha sviluppato, come si può dire, ha aperto, non è che altro passato la soglia, si è proprio buttato nel buio, con un'installazione che lui l'ha chiamata Intorno a rumori. Quindi è stato un precursore di tutta quella che sarà poi la musica d'avanguardia nel secondo dopoguerra. E non è stato però molto riconosciuto a livello internazionale, forse perché italiano, forse perché era nel periodo del fascismo, sta di fatto che è un po' non molto conosciuto. E invece bisogna proprio dargli ampio, come si può dire, risalto a livello internazionale. Nel 1916 ancora, Tristan Tzara, artista rumeno-francese e svizzero, autore del Manifesto Dada, era un'arte totalmente libera e anarchica. Questa influenzerà moltissimo tutta l'arte del secondo dopoguerra. Ne è, diciamo, proprio un aspetto molto molto importante, non bella da vedere, ma a livello concettuale molto forte. Come quella, poi l'anno successivo, nel 1917, ancora Marcel Duchamp, animatore del movimento anche lui Dada, ricolloca e decontestualizza un urinatoio che diventerà l'opera Fontana. Molto conosciuta anche da chi non si occupa di arte. Cosa voleva dire? Che se io prendo una qualsiasi cosa, la sposto dal suo contesto, che è un bagno pubblico, la scardino, la metto sopra un piedistallo e la pongo in un ambiente che favorisce uno straniamento, come può essere un museo, ecco che questa forma girata assume un altro significato. Questo poi sarà importantissimo per successiva arte concettuale e anche per le future installazioni che verranno più avanti nel secondo dopoguerra. Questo artista è stato da parte mia il meno capito di quando ero giovane. Mi sono sentito un po' preso in giro, un po' come tutti. Ma questo mi ha provocato, come si può dire, uno stimolo. Dico, non mi piace, è un'opera che non mi dice assolutamente nulla, però ho voluto capire perché dove voleva andare a parare Marcel Duchamp. Altro artista importante l'anno successivo, ovvero il 1918, è Casimir Malevich, artista russo. Eseguì il primo quadro monocromo della storia dell'arte, un quadrato bianco sul fondo bianco, un'opera che si svuota completamente di ogni significato, ispirato a devozione o a un qualsiasi oggetto o paesaggio. Si fa solamente omaggio al pensiero. Mi viene in mente una pubblicità un po' ridicola, immagina poi. Ecco, forse questo Malevich voleva dire: il quadrato bianco è uno spazio a tua disposizione. Vai. 1919, andiamo avanti un po' a tappe. Piet Mondrian, artista olandese, la sua arte è un'arte
particolare e in sottrazione. Infatti lui all'inizio faceva dei paesaggi stupendi, bellissimi, ma non contento forse, non soddisfatto perché si sentiva forse troppo simile ad altri artisti, ha cominciato ad analizzare questo suo modo di fare arte, togliendo tutte le linee curve, tutte le diagonali. Cosa restavano? La larghezza e l'altezza, quindi si formavano delle croci. Prolungando queste crocette si è creato un reticolo, che poi lui, nelle quadrate che si formavano dentro questo reticolo, ha riempito alcuni con i colori primari, ovvero il rosso, il blu e il giallo. Nel 1920, Kurt Schwitters, spero di averlo pronunciato in modo corretto, è artista, poeta, scrittore tedesco, forte componente di quello che era il movimento Dada dopo il primo dopoguerra. E cosa ha fatto lui? Ha rotto gli schemi. Ha messo tutto sulla tela, ma tutto intendo tutto: giornali, pezzi di legno, coltelli, bottoni, tutto quello che trovava per la casa, e lui creava questi così chiamati merz. Non contento, è passato addirittura un'intera casa, la Merzbauung, dove è stato un precursore di quelle che sono state poi dopo, che sono anche tuttora le installazioni del Novecento, tardo Novecento e anche del 2000. L'unica cosa che stilisticamente cambiava un po' è che lui componeva questi oggetti che metteva sulla tela in quasi a modo di raggio, quindi una sorta di raggismo, cioè un aspetto casuale metteva le cose. Mentre dopo, quando più avanti ne parlerò nelle prossime puntate con Robert Rauschenberg, c'era più una narrazione, anche se le cose potevano in qualche maniera assomigliare. Bene, con questo io cosa posso dirvi? Ah, ecco, stavo dimenticando un personaggio molto particolare che ha fatto sorridere molti, ha fatto felici le varie persone e così via. Sto parlando dell'artista spagnolo baffuto Salvador Dalí. Lui perché è importante per l'arte che sarà nel secondo dopoguerra? Perché Salvador Dalí si è interessato di tutto: pittore, grafico, cinema, moda, fotografia, arredamento. Era un personaggio molto glamour, si direbbe oggi, no? Lui ha anticipato quelli che proprio saranno poi gli artisti negli anni 2000. L'artista non si riconosce più per uno stile suo, ma si occupa di tutto, mette la sua creatività a disposizione di tutti i modi di fare arte. Quindi, con questo vi do appuntamento alla prossima volta. Parlerò del action painting, la corrente artistica più dirompente che è stata nel secondo dopoguerra negli Stati Uniti d'America. Ciao, grazie ancora di avermi ascoltato e guardato. Alla prossima!